tornati di nuovo sul mio canale, sono Sara senza H, Sara sin H, per se ancora non mi conoscete, e oggi sì, come bene avete letto, vi porto i regali del mio compleanno. Però, che succede? Il mio compleanno è stato il 23 di gennaio, il mio padre mi ha fatto dei regalini e tutto, che l'aveva mostrato anche in un haul, perché mi aveva dato dei soldi e io l'ho speso con i vestiti e quello. E la mia sorella mi aveva detto a marzo devo andare agli Stati Uniti e ti puoi aspettare, ti compro lì le cosine, perché io le aveva chiesto se mi poteva fare il regalo di una scarpa da ginnastica. E ok, mi ha comprato un'altra cosa che non aspettavo per niente e sono la donna più felice del mondo e sto super super contenta. Ok, cominciamo con le cavolate, così che a me mi fanno tantissimo piacere dimostrarvi. Ok, prima di tutto comincio con i calzini. Anche l'aveva chiesto a lei i calzini, che a me mi vanno molto bene perché li utilizzo tanto in inverno come in estate. Questi così giallo, guardate, bellissimi. Questi sono della Gap, della marchio Gap, ok? E anche questi a Poise, va bene? Questo fantastico, sono di cotone, è un must, per me è un must, i calzini fantastici. Poi anche della Gap mi ha preso questi che sono i piedellini, come si chiamano? Piedellini penso che sono, questi piccolini. E venivano tre, però uno già si sta pulendo nella lavatrice, l'ho messo nella lavatrice, gli erano grigi, gli stavano i grigi, questi neri e poi questi bianchi, come vedete, del marchio Gap, che mi innamora. E Gap è un marchio che mi è piaciuto sempre, e le volte che anche io sono stata negli Stati Uniti ho preso tantissime cose di là, perché mi piace assai. Ok, prima maglietta che mi ha regalato è questa di colore, è questa di colore verde, come vedete così, di manica corta, e come effetto e come di lino, è abbastanza lunga, geniale per me, per andare con i jeans e questo, e anche vi faccio vedere qui come sta, mi piace assai, è abbastanza ampia, guardate, e wow, a me mi piace tantissimo, e il colore verde mi piace assai da sempre. Poi un'altra cosina, il colore, la maglietta tutta, soprattutto il colore mi è piaciuto tantissimo. È come un rosa salmone, e questa così, questa non è di Gap, ok? E porta questa taschina così che dice Authentic Miami Beach, questo mi piace tantissimo. Ok, manica corta, e questa non è così molto molto lunga, però mi va fantastico con le gonne che ho e tutto, e mamma mia, sto contentissima, sì, mi piace assai. Poi, quando ha venuto la gripe aviare, questo aviare, che non so come si dice, la influenza aviare, come si dice questo? Non mi viene il nome adesso. Sempre porto il mio gel antibatteriano e adesso sto utilizzando uno così più forte, perché è quella della mucchina, se non sbaglio. Perché tutti gli altri che mi ha regalato anche la mia sorella, già sono finito. E vabbè, mi ha regalato altri due perché sa che quello mi piace assai. E adesso mi sono reso conto che uno è da uomo, però vabbè, vediamo. E prima di tutto questo con aloe, ok, e questo tamaño, questa misura così piccolina, 29 ml, è così, e fa un odore veramente buonissimo. Super 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 rinfrescante, rinfrescante, e mi piace assai, e questo a me mi dura pochissimo perché lo metto sempre spesso. E vabbè, e poi lo toglio di questa cosina che adesso vi dico che cosa è. Ah, qua. E poi questo che dice che è da uomo e fa un odore veramente molto molto a uomo, è molto buono, e sicuramente se lo darò al mio fidanzato, perché anche al mio fidanzato gli ha regalato un cappello, un cappello bellissimo 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 di Miami Beach. E poi questa cosina così che sembra rack, ok, è così, e questo serve per questo capito, che si deve mettere con la bocca in giù, perché sennò non vedo la sua utilità. E vabbè, è così, mettiamo il vestito e viene così, se vogliamo aprirlo di questa maniera. E queste cosine a me
Mi fanno impazzire, veramente mi piacciono tantissimo. E vabbè, adesso vi mostro il regalo compleanno 10. Cin, 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 cin. Ah, della Nike. Sono le scarpe da ginnastica. Io ho purtroppo una a Barcellona, che sono di colore bellissime, bellissime, di colore fucsia, però mi vanno piccoline. Purtroppo non me lo posso mettere perché mi fanno male, perché mi vanno piccole. E mi sognava una scarpa che mi dà tutto quello che mi sognava, comfort, la comodità, andare a combinarlo con le gonne, con i vestiti, con tutto, per andare soprattutto a passeggiare così veloce e perdere questi chili che stanno qui con tutte le uova di Pasqua, che questo devono di andare via, questi chili di qua. Ok, e sono queste, guardate per favore, me le sono messe ieri, non mi sono potuta aspettare. E ok, sono così, sono bellissime. Questa viene il logo della Nike, viene così piccolino, e questo viene in grande. Questo anche mi piace molto, questa parte di qua in blu viola mi piace assai. Questo non l'ho visto, perché la cosa buona di comprare in Stati Uniti, quando vai a fare un viaggio o quello, è che lì troverai cose che dopo qui in Europa non ci stanno, e quello mi piace, perché così rende alle mie scarpe da ginnastica uniche, almeno in Europa. Ok, e sono queste così, questo modello, guardate, perché è che si vede fantasticamente bene, e sono bellissime, bellissime. Almeno per me è un 10 di scarpe da ginnastica della Nike. La Nike è una delle marche che sempre da tutta la vita mi è piaciuto tantissimo, ho portato tantissime Nike. Devo andare a passeggiare così a ritmo velocità per dimagrire un pochino. E a parte di bere questo buonissimo smoothie che vi ho messo nel canale, non so se lo avete visto, sta scritto in spagnolo e anche in italiano, così se vi interessa potete farlo a casa, è buono buono buono. E con le smoothie e le scarpe di ginnastica della Nike andiamo bene. E niente, tutto questo, i miei regali, e a parte devo dire che anche mi ha messo soldini, che mi va molto molto bene questo soldini, che sempre sempre va bene. E niente ragazze, fino qua il video da oggi, spero che vi è piaciuto. Se così, come sempre vi dico, lasciatemi un mi piace grande grande, e ci vediamo molto molto presto in un altro prossimo video. Arrivederci. Break down the awkwardness, put on my boots and a lily white.